In Molise sono arrivati partendo dalla Cina con idee chiare e soprattutto concrete. La realtà si traduce in due posti da ricercatore per giovani molisani che hanno appena concluso il dottorato nell'ambito della fisica medica e dell'ingegneria biomedica. Due posti da assistant professor e tre borse di studio di dottorato. Il progetto è la realizzazione presso l'Università del Molise di un laboratorio che, alla prestigiosa Università dell'UBI, è diretto dal professor Xi, oggi accolto dal presidente Vincenzo Cotugno e accompagnato dall'ambasciatore dei molisani nel mondo che in UBI è docente ordinario di fisica e matematica applicata e che qui vuole mettere le radici di un ponte che faciliti scambi economici e culturali con la terra del Sol Levante. I think the scenario here is very good and Il professor Xi ha detto che ha un'impressione totalmente positiva del Molise e in particolare per la realtà progettuale. Ora, il punto innanzitutto è la filosofia anche con la quale noi cerchiamo di fare ricerca e anche di sviluppare la tecnologia è quella di, nella quale siamo anche molto in sintonia, cinesi e italiani, quindi io e lui, fare ricerca e allo stesso tempo divertirci, nel senso la nostra cercare di crescere e sviluppare la nostra professione in modo serio ma col sorriso. Nelle intenzioni del presidente Cotugno e di D'Ascenzo la possibilità dunque di eventuali accordi bilaterali nel settore universitario, tecnologico, biomedico, imprenditoriale e tessile con la famosa Via della Seta. Settori che vedono il Molise in grado di poter esprimere diverse eccellenze e peculiarità di notevole interesse per i rappresentanti del paese del Sol Levante. Un grande discorso, un grande progetto che porterà il Molise veramente a volare in alto. Noi ci crediamo, siamo convinti di essere sulla strada giusta e di essere con gli uomini giusti, da un punto di vista non solo istituzionale, ma perché no, anche personale, e quindi i rapporti che diceva il professore, di rapporti scientifici, concreti, ma anche con il sorriso, noi siamo perfettamente nelle condizioni di portarlo avanti. Si lavora già ad altri obiettivi, quali per esempio la possibilità di far confluire investimenti cinesi in Molise, la creazione di cattedre congiunte, una cooperazione tecnica, programmi di scambio tra studenti cinesi e molisani.